Gentili telespettatori, buonasera. Eccoci alla seconda trasmissione dell'Irriverente. E proseguiamo questo nostro viaggio aiutati da personaggi di spicco di questa nostra bella Italia e di questo nostro bel paese che è anche la Riviera Ligure di Ponente. E ci sposteremo, come abbiamo già annunciato, dalla capitale attraverso le chiacchierate che faremo con alcuni dei protagonisti del mondo della cultura, del mondo della politica e anche del mondo della religione. E abbiamo qui con noi stasera un personaggio che ormai calca la scena della politica da tantissimi anni, è Vittorio Adolfio. Grazie onorevole di essere qui con noi. Grazie a voi. È l'unico in Italia, ecco perché Vittorio Adolfo lo abbiamo invitato, perché è l'unico esponente politico ad aver percorso tutti i gradini dell'amministrazione pubblica, da consigliere comunale di Imperia a consigliere provinciale, a consigliere d'assessore regionale a parlamentare. Onorevole Adolfo, grazie ancora di aver accettato il nostro invito. E siamo in un momento cruciale, in un momento in cui non si capisce più qual è la destra, qual è la sinistra, il PD si spacca in due tronconi, il PDL si spacca in mille tronconi e in novembre, che ormai è il mese in cui ci troviamo, rappresenta la grande svolta, perché le primarie del Partito Democratico e forse anche le primarie del PDL. Ecco, ci illustri la sua posizione all'interno di questo grande fiume in piena che sta forse per spaccare la diga, e io dico la diga della democrazia, o è un rischio che non esiste? Ma il rischio non esiste secondo me perché il dibattito è molto intenso e quindi quando il dibattito è intenso è ricco e quindi la democrazia sopravvive, ne trae giovamento da tutto questo, magari avessimo sempre discusso così. Purtroppo ci sono argomenti che non sono piacevoli, e che non sono piacevoli che si stanno verificando, che il Paese in qualche modo intuiva e che magari non era a conoscenza. Cioè queste nuove tangentopoli che oggi una dietro l'altra si abbattono sulle nostre teste. Esatto, io mi stavo riferendo proprio a questo, perché gli episodi del Lazio, l'episodi oggi della Lombardia e prima quello che era accaduto all'interno della Lega, quindi e il dibattito dei mesi scorsi, quanto era venuto in evidenza nella gestione del partito leghista, quindi qualche cosa che nessuno metteva. Oggi c'è anche, non per la prima volta, la Regione Liguria. Qualche settimana fa l'ex vicepresidente Marilyn Fusco è stata costretta alle dimissioni, dico costretta perché insomma il suo partito, che è il partito di Pietro, le ha chiesto di farsi da parte. Esatto, si tratta di un passaggio diverso dagli altri. La similitudine è tra la Lombardia e Lazio, la Lombardia con l'aggravante ovviamente di questo riciclaggio di voti, 4.000 voti. È un po' quello che è accaduto anche a lei quando era assessore regionale. C'è stato un momento in cui lei è finito nel registro degli indagati. Lo vogliamo ricordare come è terminato? Sì, e ha fatto benissimo ricordarlo, perché è stato un passaggio dolorosissimo dalla mia esperienza politica, che mi ha segnato, che ha cercato, che in qualche modo ha intaccato nell'immediato la mia immagine politica, che mi ha creato dei grossi problemi personali, proprio di riflessione personale. Lei in quel caso si era sentito un po' abbandonato dal suo partito? Assolutamente no, assolutamente no. Lei all'epoca militava nelle file del... Io ero nell'UDC. Era nell'UDC. Momento ero nell'UDC. Ma all'epoca non si diceva che Casini l'aveva un po' abbandonato? Ma no. Adolfo no, non lo voglio più. No, direi di no. Casini e Follini no. Insieme? No, direi di no. Neanche Marco nei miei confronti, questo direi di no. Certamente è stato un passaggio doloroso, fra l'altro che si è concluso con una archiviazione
e senza mai essere stato interrogato da alcun magistrato. Io in vita mia non ho mai incontrato un magistrato. Lei comunque ha tenuto duro, ha proseguito nella sua carriera politica. Naturalmente è stato un atteggiamento verso la mia persona, quindi verso me stesso, un atteggiamento verso la mia famiglia e un atteggiamento verso gli elettori. Il fatto che oggi io vada per la strada e non vi è alcuno che in qualche modo mi rammenti mai questa cosa, neanche gli amici. Ma noi siamo irriverenti, pertanto no, la trasmissione dice. Non possiamo nascondere, anche se lei ha diritto all'oblio, però insomma non sono passato 100 anni. Io sono riconoscente di questo, perché mi ha dato l'opportunità di riconfermare ancora una volta attraverso la televisione che io in vita mia non sono mai stato ascoltato da alcun magistrato. Scusi l'irriverenza, onorevole. Si dice anche che proprio per questo caso, che poi lei dice che si è risolto favorevolmente, addirittura lei lascia per un certo punto l'UDC, pertanto qualcosa con Casini è successo, perché lei si è avvicinato da quello che era il suo nemico storico, questo non me lo può negare, Claudio Scajola. Era il suo nemico, poi è diventato suo amico. E si dice che sia diventato suo amico perché insomma aveva bisogno dei suoi voti e lei ha dato la disponibilità ad aiutarlo in cambio di qualche cosa. Che cosa le aveva dato in cambio l'onorevole Scajola? Allora, cominciamo a dire questo prima di tutto. Io ho lasciato l'UDC perché a scadenza del mandato del 2008 io ho chiesto di essere capolista. E dopo aver fatto il vicepresidente della provincia di Imperia, aver fatto l'assessore regionale, essere stato segretario regionale per 10 anni, pensavo anche di aver acquisito quello status che mi consentiva di fare nella mia regione il capolista. Su questo c'è stato naturalmente un cambio di idee, ma dovuto anche al fatto che con questa legge del Porcellum l'UDC prende in Liguria un deputato, col Porcellum che è primo della lista è deputato. Bisogna tenere presente che l'UDC in Liguria nel 2006, come terzo della lista, non credo che sia stato Cesa ad acquisire i meriti elettorali dell'UDC in Liguria o ecco, però in qualche modo anche Casini è uscito dall'UDC adesso. Ecco, allora, dopodiché, quando io non ho avuto questa assicurazione di essere capolista, siccome la volta prima ho saputo di essere deputato ben un mese dopo le elezioni, perché sa che uno scavalca, recede, no, si fanno le scelte tra regione e l'altra regione, allora qui viene eletto. Ma è vero che lei ha preso lo stipendio doppio per alcuni mesi? No, mi lasci finire questo ragionamento. No, io le faccio la domanda. Poi l'altra domanda gliela dico. Ma è vero che lei ha preso allora, davanti a una risposta negativa sulla questione capolista, anche perché Casini voleva essere capolista in tutte le elezioni, la mettiamo come vogliamo, io non mi sono candidato, Casini non mi ha candidato, io volevo le garanzie, Casini non era in condizione di darlo e così ci siamo lasciati. Sul fatto dello stipendio dopo mi pare una bella domanda, che questo a quel momento nessuno mai, premesso che io prendevo lo stipendio dopo, l'ho preso per circa un anno. Cioè, per lei non è che sia un disoccupato, un imprenditore. Io non ero assolutamente a conoscenza di questa normativa. Su questi importi ho pagato regolarmente le tasse. Questi importi non sono io che li chiedevo, era la regione Liguria che me li versava. Ma lei li ha restituiti poi questi quattrini o no? Io li ho restituiti immediatamente. Perché vede, io le leggo un passaggio. Lei lo sa che riferito, no, le chiedo scusa, riferito, cioè erano circa 50.000 euro che la regione le aveva elargito mentre lei prendeva anche lo stipendio da parlamentare. Sì, però ha fatto male, scusi, il dirigente della regione o la presidenza del consiglio della regione, le quali dovevano essere più di me, ancora più di me,
a conoscenza della normativa, non avrebbero dovuto versare sul mio conto. C'è la colpa dei funzionari della regione? Io non do colpa a nessuno. Appena me l'hanno detto, io ho ritornato immediatamente i quattrini unitamente agli interessi. Guardi, Fulvio Vassallo, sì, che è stato segretario del partito dei DS, esponente del PC, poi assessore regionale, se non erro in questo momento consigliere regionale di Imperia, disse di lei. Non è consigliere regionale, provinciale. Ecco. No. E disse, in quell'occasione disse, non se n'è accorto, cioè riferito a lei, non credo sia possibile, non conosceva la norma, si poneva quest'altra domanda, è una legge dell'87, del 1987, non riesco a capacitarmi come Adolfo non sapesse queste cose, dovrebbero far parte dell'ABC di un consigliere. Ma guardi, sarà pure quello che diceva Sala, ognuno è libero di avere la propria opinione, io non ero a conoscenza e quando ne sono stato a conoscenza, però ripeto, più ancora di me dovevano essere a conoscenza quei dirigenti che firmavano il mandato e mi accreditavano questa somma. Cioè, pertanto questi funzionari regionali sbadati che pagavano all'assessore Adolfo e all'onorevole Adolfo lo stipendio. Onestamente, io dalla ci regione sopra uno le stipendio, io ci stipendio. Pagavo e lei le tasse sa che sopra. Oggi la crisi è determinata anche da questi sperperi, bisognerebbe cercare di risparmiare. Lei pertanto si dice che sarà di nuovo candidato perché vorrà battere i record molto probabilmente di altri personaggi politici, no, consigliere, ripetiamo, consigliere comunale di Imperia, consigliere provinciale, nonché assessore regionale, parlamentare. Ecco, adesso cosa c'è di più per battere tutti i guides dei primati? Ritornare a fare il candidato sindaco di Imperia? Poi le rispondo a questo passaggio. Ma guardi che non siamo ad un processo. No, ci tengo molto sotto questi aspetti. Quando io ho restituito i soldi alla regione nel giro di una settimana, ho restituito unitamente tutti i 50.000? Tutti i 50.000 e un colpo solo in settimana. Bravo, bravo. E li ho restituiti con gli interessi. La regione ho preteso che facesse il conto anche degli interessi. Inoltre, lei deve sapere che io insieme a una decina di parlamentari per la legislatura che ho fatto io, non ho fatto l'eccezione e io sono con quella decina di parlamentari che non prende il vitalizio da parlamentare. Questo. Ma lo prende da consigliere regionale? Lo prendo da consigliere regionale. Beh, allora insomma non può prenderne due. Sì, se ne prendono se due. Se ne possono prendere se due. Allora le chiedo scusi di riverenza, onorevole, ma sì, quanto prende di vitalizio al mese? 2.000 euro. Puliti? Puliti. Bene. 2.000 euro. Pertanto guadagna meno del sindaco di Alassio, che prende, esatto, 3.500 euro lordi però. 2.000 euro con 40 anni di politica, che poi fra l'altro utilizzo in un certo modo, quindi non certo per vivere. Ecco, torniamo un attimo all'attualità di quello che sta per accadere. No? Abbiamo quindi detto, ho rinunciato al vitalizio da parlamentare. Non ho fatto, però ricordiamo che non ho fatto l'eccezione, che questa volta il funzionario regionale però si è ricordato che bisogna dare il vitalizio all'onorevole. C'erano tutti. Ma si può anche rinunciare, insomma. Lei, se vuole, io posso rinunciare. Onorevole, quello, lei, ripeto, se lo devo fare solo non io. Non è mai stato di cassa integrazione disoccupato, insomma, è un imprenditore di tutto rispetto. Ecco, però, insomma. Mi ricresce solo che in Parlamento siamo solo una diecina che hanno fatto questa cosa. È come se tagliassimo un pochettino tutti questi parlamentari. Lei cosa ne pensa? Non sono troppi. Io dico che sono troppi. Dico che in America ci sono 500 parlamentari ci conosciamo da tanti anni, onorevole. Facciamo un giochino, chi buttiamo giù dalla torre per non farlo più rieleggere? Vogliamo farlo insieme parlando di questo territorio? No, cominciamo a dire perché dobbiamo tagliare i parlamentari, magari da 50%. Vabbè, dobbiamo anche risparmiare, questo è perché indubbio, bisogna risparmiare. La rendita di Monti ci porta ad un ma anche ad un risparmio coercitivo. Effettivamente non servono in Italia 500 parlamentari. Ecco, allora lei si ricandiderebbe al Parlamento o no? Guardi, è stata una delle la mia esperienza, diciamo così, non positiva che ho fatto nella mia carriera politica. Ecco, ma tornerebbe a fare il deputato? Non lo so. E se non tornasse, chiederebbe di nuovo a Scajola di darle un posto, non so, tipo quello di 2 anni fa all'Elsag?
Beh, il problema è che non me l'ha dato Scajola. Non l'ha dato Scajola, però su tutti i giornali e tutte le reazioni dei politici Scajola aveva diviso le varie caselle e tra queste caselle c'era anche lei. Se fosse Giovanardi o fosse Scajola, comunque l'accordo c'era da parte del centrodestra per favorirla. Guardi, le dico, per darle una risposta, non fu Scajola anche perché non era più ministro, anche perché quindi non era... Non aveva la forza per... Non c'erano, credo, neanche le condizioni. Ma chi mi ha proposto ovviamente è stato il governo, in quel momento al governo per questo incarico, era al governo amico. Mi ha proposto Giovanardi e sottosegretario a Letta, Gianni Letta. Gianni Letta che notoriamente è del PD, non è... sia di quel che sia. Era il braccio destro, il braccio Giovanardi destro, il braccio destro, il sottosegretario al Presidente del Consiglio. Io vorrei continuare un attimo, sempre per rimanere passando dalla parte nazionale un po' alla parte più locale, che poi è anche nazionale. No, lei è stato un buon amico, un grande amico ed anche consigliere in gioventù di quell'uomo dinamico che aveva permesso la portualità sul Ponente Ligure, che era Gianni Cozzi, presidente della Camera di Commercio di Imperia per anni, era uno che sicuramente si era dato molto da fare, aveva portato la Liguria ad avere rapporti più diretti con la Costa Azzurra e con il Piemonte, vedeva lontano dal punto di vista della cooperazione, pertanto già al punto di immaginare una provincia lunga che partiva da Imperia e si muoveva su Ventimiglia, sull'Albenganese e sulla provincia di Cuneo, ma soprattutto guardava al mare, guardava i porti. Ecco, i porti, partiamo da Sanremo, arriviamo ad Aregai e arriviamo purtroppo, Cozzi non c'è più, Gianni Cozzi non c'è più, arriviamo ad Imperia. Ecco, Imperia, che cosa sta succedendo? Cosa è successo? È vero che c'erano soldi locali pronti da essere investiti per fare il porto, a tutti i costi invece si è preferito scegliere Caltagirone, scegliere un imprenditore romano? Ma indubbiamente il passaggio di Caltagirone è stato un passaggio, direi così. Quale ruolo ha avuto? Lei ha avuto qualche ruolo? No, in questo? Assolutamente no. Non ho avuto nessun ruolo. Devo dire che prima in vita Gianni Cozzi, indubbiamente il mio ruolo era certamente di un certo tipo e forse anche di un certo peso e comunque di un cambio di opinioni molto intenso su queste cose. Invece in questa vicenda ultima io assolutamente non ho, perché è stata una responsabilità comunque portare Caltagirone a Imperia. Io non ho questa responsabilità, certamente non la condivido con nessuno. Ecco, pertanto lei si trova in contrapposizione di nuovo all'onorevole Scajola, perché è uno di quelli che fortemente ha voluto Caltagirone ad Imperia. Ma questa è stata una scelta. E col anche tempo... perché si dice che ci fosse un grosso imprenditore locale disponibile attraverso le banche per entrare nel business, chiamiamolo così, del nuovo porto, anche senza esagerare nelle dimensioni. Sì. Risulta questo? Ma guardi, sono state dette molte cose e avanzate molte ipotesi. Poi in realtà proposte concrete ce ne sono state poche. In questi ultimi mesi... Però pare che questo imprenditore venne chiamato improvvisamente a Roma per fargli sapere che insomma i suoi quattrini e la sua disponibilità non servivano e si poteva agire direttamente dalla capitale. Ma, fanta politica, fanta notizia, ma, cronaca inventata, ma, non lo so. Non sono a conoscenza, indubbiamente, di questo passaggio. Non sono a conoscenza. Ecco, influirà non poco però il caso Porto su quello che saranno i nuovi equilibri del comune di Imperia. Caso Porto insiste, il problema del porto è perché questa è una struttura per la città, doveva dare una risposta economica e quindi occupazionale alla città e questa risposta purtroppo ad oggi non c'è stata e chissà quando ci sarà. Partiamo dal concetto che comunque il porto è della città di Imperia. Questo è il vero problema, è dei cittadini di Imperia. Il territorio comunque, oggi in concessione, poi vedremo la concessione cosa succederà di qua alla fine dell'anno, anche se il territorio è della città di Imperia, e della città di Imperia ha diritto ad avere delle risposte. Peraltro secondo lei è Scajola che ha sbagliato tutto?
Beh, questo io cosa, non è che posso dire io che Sky Lord abbia fatto tutto, ci mancherebbe altro, non è questo il fatto è che indubbiamente la scelta di Caltagirone nessuno può dire che sia stata una scelta felice, anzi tutt'altro, è stata una scelta molto infelice. Ecco, alle prossime amministrative lei scenderà in campo, come dice Berlusconi? Guardi, farà parte di questa, perché c'è anche una voce che circola, che lei potrebbe fare parte di una grande coalizione che parte dal Partito Democratico per arrivare al FLI attraverso l'UDC e attraverso anche i futuri, si dice anche questo, i futuri rifondatori della Democrazia Cristiana. E lei viene messo, come posso dire, in questo elenco insieme a Rotondi a livello nazionale tra quelli che potrebbero rifondare la DC. C'è questo gruppo di moderati che dovrebbe nascere da un momento all'altro, perlomeno se ne parla ormai da tempo, no? In cui dovrebbe prendere una frangia addirittura anche del PD, no? E gli ex democristiani, gli ex popolari, gli ex Margherita confluiti nel Partito Democratico. Bisognerà vedere che cosa accadrà dopo le primarie, se vince Renzi o se vince Bersani, perché in fondo siete legati anche a questo. Ecco, sul piano prettamente locale di Imperia, che cosa potrebbe avvenire? Cioè Adolfo potrebbe essere, ad esempio, non so, il nuovo assessore ai trasporti piuttosto che ai lavori pubblici del Comune di Imperia? Beh, questo non è possibile, insomma, perché nella vita abbiamo fatto dei percorsi e quindi... Pertanto lei non ritorna indietro, purtroppo, ministro. Ma purtroppo non si può tornare indietro, non è che uno si può levare 30 anni dalle spalle, io lo farei volentieri, anzi sono 40, io 40 anni fa... Si vuole rotamare. 40 anni fa facevo l'assessore comunale Imperia, ecco. quindi, dopo 30 anni lei è ancora su questa poltrona, vuol dire Fra l'altro mi rincresce molto, perché mi rincresce molto perché la mia città sono molto legato, affezionato, che al mondo non fosse così. Vedere la città in queste condizioni, intanto perderà presto la posizione di comune capoluogo di provincia, perché diventerà Savona probabilmente comune capoluogo di provincia. I consiglieri comunali scenderanno da 40 a 24, uno mi può dire, ma magari va bene così perché c'è una riduzione di consiglieri comunali, però non è detto che i consiglieri comunali devono essere pagati, quindi io lo faccio per testimoniare che cosa? Che viene meno l'autorevolezza politica di questa città, il dibattito si impoverisce, questo mi rincresce molto. Detto questa cosa, è chiaro, detto bene, in quello che è stato detto poco fa e di quello del dibattito che c'è in questa città e tra le forze politiche, dicendo, io sono molto attento, partecipo, ho incontri, ma per cercare di dare una soluzione, Scaiola, le chiedo di scegliere Striscino, ma magari... giovane rampante o Scaiola che ormai ha fatto, direi, anni e anni di politica raggiungendo i vertici del palazzo, ma, guarda, io non però pare che sia un po' stanco in questo momento. Il problema, intanto il palazzo è stanco, la gente è stanca. Non lo dico Scaiola perché ragione. Sia un po' stanco. Se Scaiola è stanco, io non credo, giustamente, io penso che anche lui penserà a questi problemi della città, ma non sarà certo lui il candidato. Le persone oggi hanno anche questa voce girata che potrebbe essere il candidato. Credo che lei lo esclude? Non è che lo escludo, per quello che so io non è lui candidato, poi magari domani mattina. Beh, ma se lei mi ha detto che non partecipa agli incontri del PDL, e come fa a saperlo? Beh, ha partecipato a qualche incontro col PD però o no? No, però le persone si incontrano. Io settimanalmente vado a pranzo con i vari esponenti che fanno attività politica in questa città e che perlomeno rappresentano questa città. E quindi da questi confronti, via dicendo, non necessariamente, il modo di fare politica è anche cambiato. Oggi c'è la televisione, c'è internet e quant'altro, quindi è cambiato tutto. Quelle riunioni oceaniche, eccetera, che poi non c'è più niente di riservato. Però quando si parla di città, di certi argomenti in compagnia bella, è opportuno magari, c'è l'opportunità. Lei è cattolico? Sì. Lei cosa pensa del cattolico iscritto alla massoneria? Secondo lei un cattolico può essere iscritto alla massoneria? Io credo di no. Grazie. La ringrazio di essere stato qui con noi.
Onorevole, le auguriamo ogni bene, le auguriamo di scalare ulteriormente il palazzo, così veramente il Guinness dei privati andrà a lei. Grazie anche ai nostri telespettatori e buona serata a tutti. Ha 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 ha!